Penso che comunque è un'alternativa, una buona alternativa a quello che abbiamo fatto vedere fino ad oggi. Sicuramente il fatto di poter avere la possibilità di interpretare un paio di sistemi, perché secondo me di più diventa difficile, per noi diventa importante anche in base alle caratteristiche dei calciatori. Ci abbiamo lavorato, sicuramente può essere una soluzione importante, soprattutto con squadre molto chiuse che si difendono con 9 giocatori sotto la linea della palla. Tu cerchi, ecco, di creare una situazione di parità numerica, di fare un 5 contro 5, ecco, davanti, invece di un 5 contro 4, avendo solamente 2 attaccanti e 2 esterni. Al tempo stesso c'è da lavorare, però sono tutte conoscenze che i calciatori stanno immagazzinando. È importante che soprattutto i calciatori che comunque hanno saltato tutta la parte precampionato con noi, ha giocato solamente poche partite amichevoli, entrino in questa idea. Il problema è che li devo far entrare durante una partita ufficiale, non abbiamo alternative. Lo stesso Sanchez è un giocatore che, come avevo detto, ha bisogno di annodare il filo, ma deve entrare dentro un contesto organizzato, in un'idea di gioco, ecco. Diego Godin era 2 mesi che non giocava, anche lui ha saltato tutta la pre-season, ha fatto solamente 10 minuti contro il Cagliari, e oggi comunque sono contento della sua prestazione, di quello che ha fatto. Bisogna lavorare sapendo che ci sarà da soffrire, ecco. Thomas, senza domande, senza microfono, come? No, insomma, nulla cade per caso, comunque avete vinto 3 partite, insomma, una squadra concreta, questo è sicuro. Ma sai, abbiamo vinto 3 partite, penso, meritandole, anche perché però al tempo stesso, se qualcuno pensa che ti fai delle passeggiate, sarà molto difficile per noi fare delle passeggiate, ecco. Questo è, noi dovremmo sempre scendere in campo con unghie e denti affilati e cercare, ecco, di crescere in tutto, anche perché, ripeto, è un percorso che è iniziato con un gruppo anche di calciatori che hanno tanta voglia, hanno anche grandi spazi di miglioramento, ma al tempo stesso non dimentichiamo che bisogna crescere in tutto. Questo noi dobbiamo farlo, e dobbiamo sapere, i nostri tifosi lo devono anche sapere, che dobbiamo essere contenti se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno. Se vogliamo vedere mezzo vuoto, diciamo, potevamo far meno fatica a vincere queste 3 partite, ecco. Quindi se abbiamo propositi di grandezza, come leggo, perché la gente pensa che dall'oggi al domani tu prendi e diventi vincente. C'è una strada da percorrere, c'è una strada da fare. I ragazzi hanno voglia di lavorare, hanno voglia di percorrere questa strada. Vedremo quanto saremo bravi a percorrere. Di sicuro daremo il 120%, ecco, questo è fuori dubbio. Altre domande? Prego. Carlo Bianchi di terzaltiempo.es. Volevo chiederti,
Cucco, rifacendomi a quello che stavi dicendo, probabilmente aspetti un po' al varco la tua squadra quando ci sono le prime difficoltà, vedere un attimino come reagisce, perché è facile dire 3 partite, 9 punti, tutto bello, tutto perfetto, tutto positivo. Mi ricordo una frase che ti dissero in quella partita del Bernabeu, che venivate da quella sconfitta con la tua ex squadra, con la Fiorentina, che arrivavate con le ossa rotte, che ti strappò anche un sorriso, salvo poi giocare una grandissima partita con la Juve, pur pareggiando con il Real Madrid. È un po' questo il discorso che vuoi affrontare, un po' questo, che quelle verifiche che ci sono ancora da fare. Ma noi abbiamo bisogno di fare tante verifiche, perché abbiamo cambiato tanto e c'è sicuramente, ripeto, un percorso da fare. Lo stiamo facendo nella giusta maniera, perché questi ragazzi sono top per disponibilità, per abnegazione, per come si stanno allenando, però sappiamo che se vogliamo competere con Juventus e Napoli, come leggo, noi dobbiamo lavorare tanto, dobbiamo migliorare tanto e crescere. Però, come ho sempre detto, noi abbiamo iniziato un percorso e noi dobbiamo cercare di dare soddisfazione ai nostri tifosi. Io penso che i nostri tifosi siano soddisfatti, perché al di là del risultato hanno visto 23 ragazzi che hanno dato il massimo, quelli che hanno giocato, quelli che stavano in panchina o che è andato in tribuna. E questo è lo spirito che noi dobbiamo avere, che è lo spirito che ci può portare lontano, continuando a lavorare, cercando di migliorare. Prego. Ciao Antonio, buonasera. Ma comunque adesso i 9 punti ci sono. Cioè, se prima a bocce ferme si diceva l'Inter era scudetto, adesso che sei lì in testa, devi aspettarti domani che si possa dire è l'Inter che... Ma guarda, al momento l'antagonista, sì. Io poi magari fra un mese ci dirai il contrario, sì. Ti dico, se comunque pensavi già di essere così avanti dal punto di vista dell'impostazione anche mentale dei giocatori, quello che si diceva un po' l'altra volta, cioè una squadra che comunque non si fa prendere dal panico. Con Lecce avete vinto, era una squadra che giocava a calcio. Udinese, come dici tu, una squadra che stasera si è chiusa abbastanza dietro. Col Cagliari un'altra partita, cioè avete vinto 3 maniere diverse, forse è solo una questione di testa? Ma hai fatto un'analisi ben chiara, no? Ben approfondita, perché noi abbiamo vinto queste tre differenti partite, perché con Lecce comunque hanno giocato a viso aperto e abbiamo vinto in maniera decisa, no? Cagliari ci hanno affrontato giocando anche loro in maniera molto molto difensiva sulle ripartenze. Siamo passati in vantaggio sull'1-1, abbiamo avuto di nuovo la giusta reazione, la giusta voglia di vincere la partita. Oggi abbiamo affrontato una squadra che secondo me è una squadra forte. Una squadra forte perché è una squadra fisica, è una squadra di gamba, è una squadra che hanno voglia e volontà di sacrificarsi dietro, però al tempo stesso hanno giocatori molto forti nelle ripartenze con 30-40 metri davanti. Oggi loro hanno giocato con 9 giocatori sotto linea palla più Lasagna pronto a ripartire. Sai, anche Fofana è un giocatore che a campo aperto... Noi stiamo facendo degli step di crescita. Stiamo sicuramente lavorando, io sono molto contento perché stiamo maturando. Al tempo stesso, so anche, perché conosco un po' il giochino, no? Ci state alzando perché poi ci volete dare la mazzata appena qualcosa andrà storto. Oggi chiaramente è importante trovare l'antagonista della Juve, che soprattutto che sia l'Inter,
Questo è il giochino, ma è giusto che ci sia questo giochino. Al tempo stesso, ripeto, noi dobbiamo lavorare, non dobbiamo farci ascoltare queste sirene ammalianti, perché dobbiamo mantenere i piedi per terra e dobbiamo lavorare come stiamo facendo e dare il 200% come abbiamo fatto oggi.